Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Inazuma Eleven 2. Bufera di neve, sono carico perché quest'oggi, come dice l'obiettivo, dovremo giocare un'amichevole contro la Zeus Junior High. Nella scorsa puntata veramente ci sono state delle scene pazzesche, vi invito a vedervela se ve la siete persa. E direi che nel chiedervi anche di lasciare, se volete, un bel pollicione all'insù per supporto a questa serie, direi che possiamo parlare direttamente con Byron per affrontarlo. Io però vorrei tantissimo che Sean si riprendesse, è quasi un'intera serie che non sta benissimo, quindi sto aspettando solamente lui praticamente. Comunque, parliamo con Byron o con Afrodite. Allora, volete affrontare l'amichevole contro di noi? Sì, eccellente, cominciamo. C'è da dire che Byron nella scorsa puntata, ora io mentre mi preparo, ha affrontato quasi alla pari, ecco, ad armi pari, niente nettere degli dei, sì, perfetto, ha affrontato ad armi pari anche Gazelle dell'Alius, quindi se riusciamo a tenere testa alla Zeus, vuol dire che siamo a buon punto con la preparazione. Allora, lo schema, con Mark Evans tra i pali, in difesa Scott, Jack, Harley e Bobby al centrocampo, Eric, Victoria, Jude, Janus in attacco, Suzette e Axel. Vediamo lo schema della Zeus. Ah, quanti ricordi. Poseidon in porta, Apollo, Ares, Dionysus e Hephaestus in difesa. Al centrocampo abbiamo Artemis, Hermes, Hera, Atena e poi, direi in attacco, quasi Afrodite e in attacco proprio il centravanti puro, Demeter. Andiamo avanti. Allora, chi ha il pallone? Noi, perfetto. Allora, giochiamocela. Giochiamocela, abbiamo di nuovo Axel, era da tanto che non giocavamo anche con Axel, a parte ovviamente il momento in cui è tornato tra noi. Ah, peccato, va bene, proviamo a togliere, io volevo fare il passaggio, non volevo che... Va bene. Allora, facciamo così e... No, prima che torni indietro, facciamo così. Vai! No, troppo lunga! No! Di solito nei calci piazzati sono abbastanza bravo. È che devo ritrovare la sintonia con Axel. E quindi, sì, un po' di intesa anche da parte mia con Axel, che da un po' che non lo gioco, la sua velocità e i suoi movimenti. Ok. Era un'ottima occasione, però, comunque, per passare in vantaggio. Scivolata! Siamo 2 contro 1 con Apollo. Non sta utilizzando per adesso tecniche. Vai! Non dirmi che è fuori gioco. No, ah, la ripresa. Lo sapevo che sarebbe riuscito in qualche modo. Allora, no, non è in fuori gioco. Se io faccio così e faccio così, forse un po' di meno, visto che poco fa non c'è riuscito. E che c'è il difensore, mettiamola di qua. Facciamo una bella scivolata micidiale. Vabbè, fa niente la posizione, perché tanto non siamo riusciti con Bobby a riprendere il pallone. Fino adesso non avevano utilizzato tecniche, per questo ho utilizzato la tecnica, quella un pochettino più scarsa, diciamo, tra le due. Salto temporale, dai, sì, sì, spreca punti tecnica. Così poi magari... Bene, bene. Vai, Victoria. Un bel passaggio subito. Allora, io faccio un muro di roccia per bloccare questo tiro. Ah, lui ha fatto direttamente il tiro, ho capito. Sì, ma mi devi dare un attimo il tempo, no? Come faccio poi? Ah, peccato. Adesso se non lo supero è un bel problema, quindi devo fare per forza super armadio. Super armadillo. Peccato, peccato, perché ho sprecato un po' di tecnica. Passiamola. Ma sono giocato un po' malino. Perché mi torna un po' indietro la freccia? Grande illusione. Bene. Grande illusione, comunque non costa molto, è salita di livello, speriamo che salga ancora. Ah, mi sa che loro riescono a... brutta questa, perché se mi supera, se li supera tutti e due va davanti alla porta da solo. Ok, bene Harley. E devo stare molto attento con i passaggi. Ah, salto temporale. Devo stare molto, molto, molto attento con i passaggi. Ok, sta tornando indietro, bene. Vediamo se riusciamo o no. Il fatto dei passaggi è perché se io provo un passaggio e c'è qualcuno di loro, molto probabilmente riesce a intercettarlo. Allora, siamo in 2. Se io faccio... No, passiamo ad Eric, che fino adesso non ha fatto niente. Tuono del vulcano! Cos'era? Tuono del vulcano. E proprio questa volta ovviamente loro non fanno tecniche. Ma va bene, siamo al 20° del primo tempo. Fallo.
Ok, ci può anche stare volendo, dai. Allora, marchiamo stretto, marchiamo stretto, marchiamo stretto tutti loro. Lui lo metterei qua. E farei così, dov'è? Axel e Suzette, mettetevi un pochettino più indietro. Facciamo così, ok. Infatti passa indietro, vedete? Grandissimo. Allora, io direi di superarlo e di fare anche così eventualmente. Ok, proviamo a superarlo. Niente, sono forti, eh? Sono molto forti. Piede del giudizio. Vabbè, è una delle mosse difensive, se non sbaglio, più potenti in assoluto, quindi ci può stare. Suzette, non c'è bisogno che vai più avanti, perché tanto. Scivolata micidiale. Anche salto temporale è forte come tecnica. Va bene. 24esimo. Se riusciamo a tenerli a bada. No. Vai Jude, ruba questo pallone. Scivolata. Bravissimo Jude, bravissimo. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. No, mi ha recuperato il pallone. Ok, proviamo con Eric. Danza del fuoco. Ah, peccato. 27esimo comunque, 28esimo. Se finisce il primo tempo 0-0. Un attimo, vediamo poi che cosa succede nel secondo tempo. È difficile comunque come partita. Ci sta, ci sta. È pur sempre la Zeus. È pur sempre la Zeus, signori. Proviamo con una scivolata. Bravo. Fine primo tempo, va bene. Potevi anche utilizzare una tecnica. Vabbè. Non io, dico Byron, così sprecava punti. Niente di grave, presto ci assicureremo la vittoria, dice Janus. Vediamo, vediamo, speriamo, speriamo bene. Loro stanno giocando molto meglio rispetto a noi. Hanno un ottimo possesso palla. Riescono con le tecniche a bloccarci o a superarci agilmente. Dobbiamo essere bravi. Proviamo con una scivolata di Suzette. Brava Suzette. Va bene, dai. Va bene. Dobbiamo marcare però. Tu torna qua e tu vai qua. Tu vai qua. Ok. E tu vai un po' più centrale. Vai. Dovrebbe passare all'indietro. Axel va in pressing. Suzette pure. Se vai di qua. Perfetto. Signori. Signori, io provo il pallonetto. Perché è molto lontano. Vediamo nel frattempo se lui utilizza delle tecniche. Vediamo. Barriera d'acqua, perfetto. Perfetto, perché contro un pallonetto ha sprecato metà dei suoi punti tecnica, eh. Per questo dico perfetto. Ok. Non se l'aspettava questa, eh. Vai Jude. Salto temporale. Dovrebbe comunque sprecare un bel po' di punti tecnica questa, eh. Però qualche altra volta riesce a farla. Se io riesco comunque a bloccarlo. Sì, faccio la scivolata, perché se lui utilizza di nuovo salto temporale non lo può più utilizzare. Siamo al settimo minuto, mi devo un po' sbrigare però a segnare. Ho fatto stancare di parecchio. No, perché lui adesso ce l'ha tutti per i punti tecnica. Bravo Harley. Però Harley che non ha delle mosse di difesa, non mi piace. Non mi piace, non mi piace per niente. Facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Dai Bobby, questa volta non fare fallo. Passala. Bravo. Passiamola subito in mezzo. Suzette. No. È una partita molto molto tecnica. Bravissima Victoria. Vai, 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 vai. Sì, devo comunque provare il dribbling rovente. Penso però che riescano a prenderla. Quindi facciamo così. Proviamo. Non lo fanno loro. Non lo fanno. Dribbling rovente, quindi adesso possiamo provare. Abbiamo 91 punti tecnica, possiamo farcela. Vai. Devo provare per forza la tormenta di fuoco. Devo segnare. Vai con la tormenta di fuoco. Vai con la tormenta di fuoco. Vai con la tormenta di fuoco. Vediamo se riusciamo a segnare. Certo, fuoco contro acqua. Lui sprecherà tanti punti tecnica. E l'ha parata? Sì, l'ha parata. Ok, ci vuole un tiro di Suzette. No, vieni qua tu. Ok, siamo in 3 contro 1. Siamo in 3 contro 1. Ventesimo, devo fare la diga di roccia. Per forza.
Non devo assolutamente permettergli di segnare. Ok. Ok. No, no, no. Brutta storia. Brutta, brutta, no. Valla a prendere Scott. Spezza ginocchia, turbina rotante, vai. Bravo, bravo. 24esimo del secondo tempo, 0-0. Però non, diciamo che non è proprio, non è detto, eh. Attenzione. Non è detto che sia una cosa proprio negativa per adesso. Siamo al 25esimo, 26. Questa azione deciderà molte cose. Vai. Vai. Perfetto, Suzette, perfetto. Vai. Tira. Lui non ha più punti tecnici, il portiere. Quindi facciamo il volo della farfalla. Ha 3 punti tecnica. Volo della farfalla con Eric. Il tiro dell'amore. Ho tirato molto centrale. Vediamo se riesce a pararlo. Vediamo se ci riesce. Signori, signori, l'andiamo a vincere. Trentesimo, al trentesimo del secondo tempo. Tutto come calcolato, andiamo a vincerla. Con un golletto alla fine. Devo dire che questa partita importantissima, perché mi ha fatto capire che devo allenare la squadra per tutta questa fase finale. Però devo dire che è stato tutto calcolato. Gli ho fatto sprecare i punti al portiere con 2 tiri di Axel. E poi, come quando non te l'aspetti, Suzette ti esce fuori questo tiro al trentesimo del secondo tempo e 49 secondi. Quindi proprio alla fine. Ora chiudiamoci in difesa a riccio. Ma non c'è bisogno, era l'ultimissimo tiro. 1-0, abbiamo vinto. Proprio, avete presente il catenaccio di quelli incredibili? Abbiamo fatto 3 tiri, 2 per farli utilizzare tutti i punti tecnica. Vabbè, diciamo che se non avessi utilizzato l'altra volta la barriera d'acqua contro Axel, la tormenta di fuoco, avrei segnato. Quindi o segnavo con la tormenta di fuoco o segnavo col tiro successivo. Ecco perché ho detto che era tutto calcolato. Però arrivarci al trentesimo e 49 secondi del secondo tempo è stata un po' di fortuna. Aurora dribbling, bene Sean, solo che ti devi un po' rimettere in sesto. Quindi, a stento, ma ce l'abbiamo fatta. Anche questa è andata bella partita, Byron. Complimenti anche a voi, Mark. Sono contento che abbiamo potuto affrontarvi senza ricorrere a nettare degli dei. Ma adesso quindi posso soffiare Byron? Sarebbe pazzesco. Sarebbe pazzesco, lo farei subito. La sfida contro la Lius Academy sarà ancora più ardua. Continueremo ad allenarci nello stadio della Zeus. Quando vorrete giocare di nuovo ci troverete là. Lo stadio della Zeus si trova in cielo, vero? Ma io soffro di vertigini. Grazie di tutto, Byron. Non devi ringraziarmi, vogliamo solo aiutarvi a sconfiggere l'Alius. Ne sapete qualcosa di sconfitte con la figura che avete fatto al Football Frontier l'anno scorso? Ma Scott! Salto temporale! Mi sa che adesso una bella lezione a Scott, così se lo ricorda per il resto della sua vita. Dentista, ora chiedi scusa a Byron. Scordatelo, lasciami andare, cosa mi hai fatto? Viscido essere! Oh, come osi, riesco a leggerti nel pensiero, sai? Che impudenza. Comunque sia, Mark, vi salutiamo. A presto, Byron. A presto, sì. Ok. Riesce a leggerli nel pensiero? Sei davvero in gamba. C'è qualche problema, Byron? Quel ragazzo, c'è qualcosa di strano in lui. È come se non fosse ancora consapevole della propria forza, o non sapesse come usarla. Ora capisco perché avevi l'impressione che la tua squadra non potesse contare su un vantaggio decisivo, Mark. Mi auguro che, malgrado tutto, l'amichevole con noi vi sia stata d'aiuto. Buona fortuna, Mark. Non puoi aiutarlo in qualche modo? Ok, è tornato intanto. Mark, le amichevoli sono sempre molto utili, ma non dovremmo rimetterci a lavorare sulle mega tecniche? Ne avremo bisogno per affrontare la Genesis. Hai ragione. Ricorda di prepararti al meglio prima di iniziare l'allenamento, Mark. Vieni a parlare con me quando sei pronto, ti aspetterò in campo. Mi sa che questo vuol dire tanto. Ricordati di prepararti al meglio, che potrebbe succedere qualche cosa. Quindi ragazzi, va al campo per un allenamento top secret, lo faremo nel prossimo episodio, ovviamente. Quest'oggi abbiamo fatto una partita molto importante, ma...
Ma visto che non è un episodio lunghissimo per quanto sto vedendo, voglio vedere insieme a voi se posso soffiare il giocatore alla Zeus. Non ci credo. Ok, per adesso non c'è. Senza modifiche. Dimitri, Achille, Apollo, Medusa, Ares. No, vabbè. Speriamo che ci... Non ci posso credere! Lo posso reclutare! Assolutamente sì! Assolutamente sì! Ok. Andrò a cercare Afrodite. Lo andiamo a prendere, instant, se ci riesco. Da qualche... Grazie! Grazie. Da qualche parte vicino all'acqua. Sarà Okinawa? Vicino all'acqua? Mi viene in mente Okinawa. Beh, però c'è... Ovunque c'è l'acqua. Vabbè, noi proviamo Okinawa. Noi proviamo Okinawa e città... Non lo so. Non ne ho idea. Adesso provo. Vabbè, sì, sono spawnato qui, lontanissimo dall'acqua. Toglietevi tutti! Toglietevi! Allora, se non c'è qua, io cercherò di preciso dov'è e magari ci andiamo. Però spero di beccarlo qua. Subito, così. Un po' a fortuna. Non sembra esserci nessuno qua. Dove vuoi andare? Non lo so, bella domanda. Signore, allora ho cercato un po' in giro e credo di averlo trovato. È ovvio che l'acqua sia un po' ovunque. Ho cercato Okinawa, ma non c'era. E dovrebbe essere qui. Ora vi farò vedere il punto preciso perché ci andremo. Ovviamente, ragazzi, siccome in queste sfide un pochettino più difficili non appare subito, l'importante in caso è uscire e rientrare dalla zona. Ecco perché appena ho visto che c'è un puntino in più là sopra in alto a destra, ho detto, vuol dire che c'è qualcuno, allora mi fermo e non faccio più avanti e indietro. Quindi ho messo infatti in squadra anche Jude perché eccolo, è proprio qui. Ho messo anche Jude perché voglio un qualcosa di più qualità, un difensore, un attaccante Axel, il centrocampista Jude, perché dovremo affrontarlo ovviamente in una sfida. Quindi ci incontriamo di nuovo, mi piace questo posto, trasmette serenità. Allora ti va di giocare? Sì. Era una domanda stupida, vero? Va bene, iniziamo. Sì, in effetti con Mark ti va di giocare, una domanda un po' stupida. Però una bella sfida, ottiene un vantaggio di 3 gol. Ammazza. È un po' complicato. Certo, dovrei mettere anche Jude non da questa parte, ma... Vabbè, ok. Facciamo così. Proviamo a tirare intanto così, vediamo se riusciamo a segnare. Non sarebbe male, senza utilizzare punti tecnica. Vediamo... Credo che sia un po' difficile segnare. Ok. Ma è tipo una partita, perché è anche più difficile di una partita, perché voglio dire, se ci si mette anche lui. Allora, vabbè, a questo punto ho capito che devo utilizzare tutte le tecniche. Utilizziamo queste qua che sprecano un po' meno punti vita. Sì, vita, tecnica. Vai qua, vai qua. Allora, dovremmo segnare. Faccio anche il tiro... No, provo al massimo no, prima che la spara alta, non lo so. Vediamo. Perfetto. Primo gol. Ottimo. Ok, adesso hanno il pallone loro. Facciamo così, anche se loro poi si ridisporranno dove vogliono. Infatti. Ok, torniamo un po'. È un po' difficile comunque. Ok. Bravissimo, per Jude, che ha un buon tiro. Ha il calcio gemello, Ariadna Zuma direi che è troppo. Dai, calcio gemello. Dai che così segniamo, speriamo, ci portiamo a 2 gol. Lo voglio troppo Byron, potrei sostituire Janus potrebbe essere comunque un'ottima riserva. Però mettere Byron, voglio dire. Non sto mica parlando di uno a caso. Allora, se torniamo un po', che dite? Vi va bene se torniamo? Ok, fa il salto temporale. Va bene. Dai, ci manca l'ultimo gol per noi. Io farei la mano di luce. Tiro normale.
Ok, meno male. Meno male. La dovrei parare, ok. Ripartiamo subito. Allora, pure tu, vai di là. Vai qua, perfetto. Vai. Devo tirare con lui? No. Vabbè, sì, tiro con lui comunque. Tiro. Vai. Vi immaginate segna Jack? Bellissimo, sarebbe stupendo. Invece no. È stato troppo bello per essere vero. Ok, grazie. Ho poco tempo comunque. Ho poco tempo. Vai. Ok. Allora, lui non ha molti punti tecnica, quindi io direi di utilizzare il tornado di fuoco. Cioè, ha 40 punti tecnica. Non credo possa utilizzare... Ok. Dai, 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 segna, 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 prima che scada il tempo! È scaduto il tempo! Così, Raimond. È scaduto il tempo! Oggi proprio, solo proprio allo scadere, ho capito. Solo allo scadere posso segnare, va bene. Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta? Sei bravo come mi ricordavo, ma ora ce la metterò tutta. No, di nuovo. Cosa c'è stavolta? Comunque, meno male che non... Ancora altri 3 gol. Non è così facile. Cioè, non è che... Oh, vabbè. Allora, facciamo così. Facciamo così, gioca. Facciamo come prima. Vai. Che facciamo? Utilizzare un bel po' di punti tecnica al portiere. Dai, utilizza qualche punto tecnica, portieros. Ok, barriera gigante, va bene. Ho fatto così perché mi sembrava stesse andando fuori la palla. Ok. Va bene. Vai, no. Passaggio subito così, mi ha fregato. E facciamo di nuovo mano di luce. Non so che tiro possa fare. Ok, un tiro normale. Ok. Allora, il portiere ha fatto la barriera gigante. Mi sa che ci devo andare un po' giù pesante però, per fare un po' anche la rima. Vai, Jack. No, non farò tirare, Jack, tranquilli. No! 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 Torna! Ok. Mannaggia, ho sbagliato. No. Ok, di nuovo verso il portiere. Va bene. Però non dobbiamo perdere così tanto tempo. Vai, veloce. Vai, Axel. Vai, tira. Tira. A 43 punti tecnica. Posso fare il tornado di fuoco? Dai, tornado di fuoco. Vediamo se riesco a segnare. Ok. Non para. 1-0. Mancano altri 2 gol. Non è facile, Non è facile. Però ci stiamo impegnando. Passala indietro, bravissimo. Ok, torna Axel. Scivolata, no. 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 Di nuovo, mano di luce. Io devo farla la mano di luce, perché se poi mi segnano... Ok. Ok, scivolata. Va bene. Va bene. Va benissimo. Continua, continua. Questo tiro così non mi piace tanto, perché è troppo di lato. Facciamo, però, facciamo il colpo di testa. Anche se ho pochissimo tempo, pochissimo tempo. È brutto sto tiro di testa. Niente, l'ha presa. Ero troppo angolato per fare un altro tipo di tiro, per questo non ho fatto la tecnica, perché se poi la buttavo fuori. Però ora forse non ci arrivo come tempo. Forse non ci arrivo come tempo. Ma dimmi che non le devo rifare poi tutte e due le sfide in caso. 2 secondi? No, sono una specie di 2 minuti un po' velocizzati. Vai, tira. Calcio gemello. Dai. Vai. Ah, per poco. Per poco. Ho capito però come devo fare. Devo tirare subito dalla distanza, perché il portiere spreca un sacco di energie subito. E non c'è più tempo. Non c'è più tempo. 2-0. Ci riprovo però, ci riprovo.
Forse ci siamo, forse ci siamo. Faccio il trampolino in Azuma, signori. Sono alla seconda sfida, sono 2-0. Ci ho provato un po' di volte perché a volte fanno proprio perdere tempo apposta, perché devi segnare 3 gol, loro giocano su questo. Vediamo se riusciamo a segnare. Certo, se c'è una terza sfida io sono completamente sfinito. Sfida, sfinito. Però, vediamo, sembra che ce l'abbia fatta. Vediamo se ce l'ho fatta, ho preso Afrodite, sono contentissimo. Dai, 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 dai. Non dirmi che ce n'è un'altra ancora. Siete una grande squadra, il potenziale del corpo umano non smette mai di sorprendermi. Non mi dispiacerebbe viaggiare con voi? Sì, sì, Afrodite viene con me. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta. Sono contentissimo anche perché è stato bella tosta, è stato difficile. Un altro centrocampista, ottimo ragazzi. Allora, facciamo così, lo inserisco immediatamente in squadra. È a livello 20, ancora ha bisogno di un po'. Ha bisogno di un po' di allenamento. Però, allora, al posto di chi lo posso mettere? Di questo Lection, così a caso. E lo potrei mettere anche nelle sfide. Qui. Però, Jude lo mettiamo qui. Insomma, Jude comunque è molto importante. Non vorrei non far capire che è importante per me Jude. Infatti è qui. È Afrodite, anche se a livello 20, però io lo inserirei qui. C'ha tiro squadra di extra, colpo supremo e salto temporale. Cioè voglio dire, comunque, anche se a livello 20, credo che sia abbastanza bravo, abbastanza. Comunque, allora, io torno un attimino a sistemare la squadra. E se nel frattempo mi sfida qualcuno, ma ovviamente quando voglio che mi sfidi qualcuno non c'è nessuno. Di solito, vi ricordate, in tutti quanti gli altri episodi c'è sempre qualcuno. Ecco, appena ho visto il baule ho detto vado lì e lo vado a prendere, sbam, sfida. Ok, vi faccio vedere Byron, signori. Che bello. Allora, direi di passarla a lui e fare un bel salto temporale. Così vi faccio vedere tutto. Dovrebbe avere abbastanza punti di tecnica per farli entrambi. A meno che il colpo supremo non sia un qualcosa di... non penso ci vogliono 78 di punti per fare il colpo supremo. 59 comunque. E vi faccio vedere tutto. Con Byron. Con la divisa della Raymond. Spam. Provala a prendere questa. Prendila, sì sì. Quando sarai un po' più bravo magari la prendi. Signori, i rimontatori hanno perso 1-0 e io credo di essere diventato un bel po' più forte con Byron in campo. Sono molto contento, ci voleva per migliorare la nostra squadra. Spero comunque di farlo salire di livello. Ragazzi, io direi che ci possiamo salutare e dare appuntamento alla prossima puntata, perché dovrò continuare io ad allenarmi. E magari questo nuovo giocatore lo faremo allenare ancora un bel po'. Torniamo un attimo nell'autobus. Quindi ragazzi, grazie mille per aver visto il video fin qui. Dobbiamo andare al campo per un allenamento top secret, ma io farò altri allenamenti ancora. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Se l'episodio vi è piaciuto, pollice in su, un bel commento qua sotto. Iscrivetevi al canale, attivate il campanello, se c'è in descrizione, così non vi perdete i prossimi appuntamenti. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.